dobbiamo stare insieme, dobbiamo ricostruire questa comunità in tutto il municipio. Chi è? M'hanno preso alle spalle, segretario. E siamo quelli che accompagneranno questa città alla svolta domenica e lunedì, facendo le scelte giuste e soprattutto con i toni giusti. Fatemelo dire, dopo tutto quello che è successo da sabato a oggi, sono successe molte cose. Avremmo voluto, diciamo, che non succedessero, ma sono successe. E sono successe cose che hanno visto noi obbligati a farci carico della responsabilità di una città e soprattutto di tenere alti alcuni valori che per noi sono valori non di parte. Io lo dico a tutti coloro che continuano ancora oggi a pensare che l'antifascismo è un valore di parte, è un valore che divide questo paese. Guardate che questa è la peggiore cosa che si possa dire e si possa fare. Passo la parola al prossimo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Daremo più poteri ai municipi per consentir loro di fare politiche di prossimità rispetto ai cittadini. Non tutti però, ora non esageriamo, qualcuno, però di più sicuramente. No, ma scherzo, quello sarà un lavoro molto importante, perché se non si trasformano i municipi, se non si mettono nelle condizioni i municipi di realizzare veramente un governo di prossimità, noi la città dei 15 minuti, la città dei servizi diffusi, la città della vicinanza alle persone, la città che riesce a capire i problemi e quindi a individuare le soluzioni giuste, perché sono quelle reali di quello specifico territorio, di quella specifica piazza, di quella specifica via, noi non saremo mai nelle condizioni di realizzarlo. E poi inizieremo a fare quello che abbiamo detto, ripuliremo la città, ma cominceremo a trasformare i metodi con cui viene pulita, utilizzeremo le risorse europee anche per questo, perché anche qui si dice no, ma il PNRR non ci sono le risorse per Roma, ma io vorrei sottolineare, ecco qui vedo Paola, come dire, abbiamo lavorato tantissimo su questo, stanno uscendo a ritmo serrato i bandi, 2 miliardi e 100 per l'economia circolare, per la raccolta dei rifiuti, gli alberi, i trasporti, l'anello ferroviario, le metropolitane, i nuovi autobus elettrici, gli asili nido, le scuole, la sanità territoriale, le case della salute.